Siamo alle Grazie per una manifestazione che quest'anno compie 25 anni e che quindi ha visto un dispiego di forze eccezionale, l'operazione Mare Pulito. Sì, quest'anno siamo arrivati al 25esimo anno, che per noi è un successo. È una manifestazione che la Proloco delle Grazie organizza appunto da tutti questi anni assieme al Comune di Porto Venere come ente che ci patrocina e con una serie di strutture operative che ci danno sempre il supporto logistico per portare avanti questa attività, dal Consubin alla Polizia di Stato, alla Protezione Civile, al gruppo subospedale, alle aziende come la Sepor, la Spedina di Cultura e altre attività locali che ogni anno sono con noi per fare questa attività, più i volontari che in terra con i bambini protagonisti sono coloro che poi rendono il lavoro operativo durante tutto lo svolgimento di questa attività. Ogni anno parliamo di tonnellate di rifiuti che troviamo in mare, è un'operazione molto complessa. A questo punto possiamo dire che è l'operazione più grossa dal punto di vista di mezzi dispiegati della Liguria. Avevamo una dozzina di mezzi leggeri in mare, fra gommoni, imbarcazioni e vedette, due mezzi pesanti dotati di gru come di pontoni e mezzi pesanti del genere, quattro mezzi a terra, un container e una bettolina. Abbiamo riempito, come vedete, il container qui dietro, stiamo ancora lavorando, abbiamo riempito la bettolina e abbiamo dovuto poi fermare l'operazione perché siamo arrivati al massimo carico che potevamo gestire in questa attività e quindi si andrà avanti nei prossimi anni. Purtroppo vuol dire che la gente continua a buttare in mare qualsiasi tipo di rifiuto, da un'imbarcazione alla batteria per le macchine, alla batteria dei motori, addirittura al computer che abbiamo trovato gli scorsi anni. Una manifestazione dunque che appunto vuole sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e fare realmente qualcosa di concreto, ma che non poteva dimenticare appunto con anche la manifestazione di ieri dell'anniversario della polizia, una persona che ha dato la vita e che era proprio di questo paese. Rosario operativamente era di qua, non abitava qua, non era nato qua, però la sua base operativa era qui a Punta Pezzino con la Polizia di Stato e lui da quando è stato in servizio qua al CNES è sempre stato protagonista e presente a Operazione Mare Pulito. L'abbiamo sempre visto con noi e questo qui è il primo anno che non è con noi sui gommoni, sui mezzi della Polizia a fare questa attività. Quindi per noi era doveroso come Proloco e organizzazione di Mare Pulito ricordare Rosario, per noi Sasà, che per noi appunto faceva parte dell'organizzazione ed era uno di noi.